caratteristiche principali sono racchiuse nella parola amministrazione condivisa, che è un'idea che il professor Arena nel laboratorio per la sussidiarietà ci ha consegnato, ed è l'idea che amministrazione comunale, amministrazioni pubbliche e cittadini possano costruire una nuova relazione per la cura dei beni comuni, siano essi una strada, un parco, un pezzo del proprio territorio. Uscendo dalle reciproche solitudini, la solitudine dell'amministrazione che pensa di fare tutto da sola, la solitudine del cittadino e la frustrazione del cittadino di non poter esprimere una disponibilità di tempo, di energie, di professionalità, di competenze per la cura della città. Da qui è nato questo progetto, è nata una sperimentazione che si realizzerà in 3 quartieri della città, intorno a beni comuni anche diversi, un'area verde, una zona del centro storico con le caratteristiche anche artistiche del centro storico e una zona invece periferica della città. L'idea è non solo appunto fare alcuni progetti sperimentali in quelle zone, ma trarre da questa esperienza di lavoro comune, condiviso fra amministrazione comunale e cittadini, un insieme di regole anche per riformare il diritto amministrativo. Oggi ci sono molte fatiche, oggi ci sono molte difficoltà, oggi ci sono molti impedimenti nel rapporto proficuo fra amministrazione e cittadini. L'idea è riscrivere le regole, partendo però non dalla teoria, ma dalla pratica realizzata appunto in questi progetti. Quindi noi abbiamo lasciato, stiamo lasciando esprimere i conflitti, le problematicità, le fatiche di questa relazione proprio per trovare le strade per superarla. Crediamo che questo sia un progetto che parte da Bologna, Bologna come modello pratico, ma che si può poi, speriamo di consegnare al nostro paese.